Nel girone B di promozione l'anticipo del dodicesimo turno di andata si disputa a Penne ed è, classifica alla mano, una delle sfide più significative per i discorsi d'alta quota. La squadra vestina, dopo aver rischiato la scomparsa, si è stretta intorno ad una nuova e giovane classe dirigenziale e ad un tecnico capace come Alfredo Castellano, che nel giro di pochi mesi sono riusciti a rigenerare l'entusiasmo ormai sopito della tifoseria, che torna a sognare ad occhi aperti, soprattutto in questa stagione con la vetta ormai ad un passo. L'avversario di turno, il River Casale, non è da meno e nonostante la pressione successiva alla partenza a razzo, la truppa di mister Angelozzi ha soltanto un punto in meno rispetto ai rivali odierni. La gara si apre ufficialmente al 18esimo ed è un'apertura col botto, visto che l'episodio coincide con la rete del vantaggio pennese griffata dal giovane Reale, che beffa Mariotti con una perfida palombella dal vertice d'aria che va a scavalcare l'estremo ospite gonfiando il sacco per il tripudio del pubblico e dei suoi compagni di squadra. I ragazzi di mister Angelozzi non reagiscono e il Penne ne approfitta per stazionare dalle parti di Mariotti. Al 24esimo i locali invocano il penalty per una presunta trattenuta in aria di De Matteis ai danni del bomber Mucci, che il signor Varanese non valuta falloso e non sanzionabile pertanto con la massima punizione. Il Penne si consola 3 minuti dopo quando arriva il raddoppio firmato da Mucci, lesto a scavalcare Mariotti deponendo la sfera nel sacco sull'invitante appoggio al centro dello sgusciante Pasta, col quale va sicuramente condiviso il merito della segnatura. Le emozioni forti non sono affatto cessate e al 32esimo il River Casale accorcia le distanze con la bordata di Di Giovanni, che dalla distanza sorprende Cantagallo e riapre parzialmente i giochi. La frazione va agli archivi col vantaggio risicato dell'11 di casa, che alla ripresa delle ostilità cerca di rimpinguare il punteggio per mettersi al sicuro da eventuali e sgradevoli sorprese. Dopo 2 giri di lancette, Mucci tenta la semirovesciata da distanza ravvicinata al termine di una percussione insistente dalle parti di Mariotti, che alla fine viene graziato dal bomber vestino che spedisce sul fondo. Pochi minuti dopo l'estremo ospite si salva su un colpo di testa ravvicinato del reparto d'assalto vestino. I teatini escono timidamente dal guscio e si fanno notare in 2 occasioni ravvicinate che a conti fatti risulteranno le uniche della ripresa. Al 10esimo, sull'insidioso spiavente al centro di Di Giovanni, Di Renzo e il neo entrato Colalongo arrivano in leggerissimo ritardo e non riescono ad intervenire per l'eventuale tap-in ravvicinato. Il numero 10, Teatino, prova poco dopo a sfruttare un piazzato da posizione centrale, ma la mira non lo supporta adeguatamente. Sarà, come detto, l'ultimo pericolo corso dal quasi inoperoso Cantagallo, che da questo momento diventerà a pieno titolo spettatore non pagante della contesa. Il suo omologo Mariotti, al contrario, sarà ancora costretto ad essere vigile tra i pali, a cominciare dal 17esimo, quando controlla senza particolari apprensioni il rasoterra dalla distanza dell'avanzato cacciatore. Al 21esimo i vestini ripartono in contropiede con Mucci che scavalca un avversario con una giocata di fino, ma al momento della finalizzazione da posizione angolata Mariotti è tempestivo per chiudere lo specchio della porta. Pochi istanti dopo il direttore di gara estrae il secondo giallo di giornata al biancorosso Serafini, costretto a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica, decisione questa contestata vibratamente dalla squadra pennese. La gara diventa sempre più spezzettata e nervosa con il contestato direttore di gara che fatica a mantenere l'ordine in campo. Il Penne riesce a farsi pericoloso in 2 occasioni ravvicinate con Mucci, dapprima con un piazzato dal limite e poco dopo con una girata in aria del numero 9 vestino bloccato nell'occasione dal portiere avversario. Al 41esimo si ristabilisce la parità numerica in campo con il rosso diretto sanzionato al teatino Lino Di Carlo per un brutto fallo ai danni del neoentrato Cervoni. L'ultimo acuto della sfida d'alta quota è per il Penne, che legittima il successo con un legno trasversale centrato dall'inarrestabile Mucci, tra i migliori per la sua squadra, che almeno per 24 ore è in testa alla classifica. E se sono rose, fioriranno. Mauro Bassi, il presidente del River Casale. Un primo tempo giocato un po' sottotono, secondo gol forse vi ha stimolato un po' di più e siete riusciti a trovare anche il gol che ha un po' riaperto la partita. Però poi nel secondo tempo sinceramente non si è visto molto calcio. Sì, perché innanzitutto il campo non permette assolutamente di giocare a calcio. Di fronte avevamo una compagine che la classifica è chiara, dimostra che è una delle più forti del campionato, che è sicuramente partita con obiettivi ambiziosi. Noi sicuramente paghiamo lo scotto di 6 assenze pesanti. I ragazzi che vanno in campo, che sono giovanissimi, si stanno facendo valere e poi le partite vanno così. Chi fa gol ha ragione e vince. Sono stati 2 gol... 2 azioni sicuramente dove in difesa avremmo potuto fare meglio,
Noi abbiamo fatto gol su un euro gol di Giovanni, ma poi sia da una parte che dall'altra non è che ci siano state azioni esaltanti. E la partita è andata così, il campo, ripeto, non permette di giocare a calcio perché è completamente, oltre che in terra, è completamente irregolare, quindi bisogna adeguarsi e oggi è andata così. Un River Casale che navigate anche voi nelle alte zone della classifica, ma questa sconfitta non pregiudicherà sicuramente il vostro cammino? Assolutamente no, noi facciamo sempre il nostro campionato basandoci soprattutto sui giovani, perché oggi in campo, così come anche il Penne, perché anche il Penne annoverava parecchi ragazzi, noi qualcuno in più e quasi tutti di età 98, che fanno parte della compagine degli allievi che l'anno scorso è classificata terza in Italia. La nostra politica è quella dei giovani e non può essere diversamente. Andremo avanti e poi alla fine del campionato vedremo cosa di buono siamo riusciti a fare.